La terza ha iniziato e ha concluso esprimendo dei dubbi. In realtà ha portato in maniera forte, così come hanno fatto tutti i relatori prima di lui, argomenti forti al tema del convegno, all'importanza del tema etica e comunicazione e all'importanza di non considerare l'etica della comunicazione come qualcosa di chiuso in sé, di autoreferenziale. La comunicazione, l'abbiamo visto dai vari punti di vista, ha a che fare con cose importanti, ha a che fare con la verità, ha a che fare con la libertà, ha a che fare con la democrazia. Mauro ha citato la definizione di Dal, in realtà esiste solo la democrazia informata, non esiste democrazia se non nel simulacro delle elezioni, se non c'è informazione, se non c'è adeguata informazione, non c'è né bella né brutta democrazia, non c'è democrazia. A me è stato chiesto di allargare il tema dell'etica della responsabilità, come preferisco dire. E la comunicazione collegandolo al mondo dell'economia, della finanza, dell'industria, cioè di tutto quel mondo dove Toscani ha fatto delle utili provocazioni. È un mondo enorme, un mondo che produce tantissima informazione e comunicazione, è un mondo che consuma e utilizza tantissima comunicazione e la necessità di porsi il tema della responsabilità nel fare comunicazione d'azienda o comunque economica viene da tutte le ragioni precedenti, la verità, la libertà, la democrazia, e anche molto dal fatto che fare comunicazione nell'economia vuol dire indurre comportamenti, non soltanto di tipo come dire, consumatorio, come può venire dalla pubblicità, ma anche di scelte di investimento, di valutazione di rischio, insomma, dalla comunicazione, da come si fa comunicazione, da come si digerisce comunicazione, può dipendere il tasso di crescita, quindi il tasso di occupazione, quindi il livello di qualità di vita di un paese. Certamente tra i punti maggiori di responsabilità che un'azienda ha, soprattutto se è una grande azienda, prendiamo pure una grande banca come siamo noi, c'è quella di porsi il tema di come fa comunicazione. Nel mondo dell'economia, della finanza, del credito, dell'industria, insomma, in quel mondo lì, non c'è mai stata disponibilità di dati, di opinioni, di informazioni in generale come oggi. Questo però chiaramente di per sé non ha risolto alcun problema, anzi la sindrome di fatica informativa, cioè l'incapacità, l'impossibilità quasi di gestire questa quantità di informazioni disponibili, ma più ancora un'altra sindrome, quella che possiamo chiamare da biblioteca di Babele, se qualcuno di voi, anzi tutti voi, vi ricorderete il saggio di Borges con questo titolo, cioè la sensazione che in fondo nella disponibilità informativa c'è tutto e il contrario di tutto, non è comunque facile andare a trovare dov'è la risposta alla domanda e comunque la risposta può variare nel tempo, quindi comunque tutt'altro che rassicurante per chi ha di fronte tutto teoricamente lo scibile umano. Tutto questo, questa enorme possibilità e disponibilità di informazione non ha creato quindi fiducia, non ha creato rassicurazione, non aiuta di per sé la gente, tutti, compreso chi ha responsabilità gestionale. E è chiaro che quantità informativa non è in nessun modo sinonimo di trasparenza. Certe volte si dice per essere trasparenti bisogna dire tutto, non è vero niente. Addirittura può essere il contrario la grande nebbia che si crea dicendo tutto. La quantità di informazione non è in nessun modo necessariamente comprensione, perché per essere comprensione necessita di una serie di filtri che l'azienda responsabile deve proporsi di fare, e tantomeno la quantità di informazione comporta consapevolezza, che alla fine è ciò che induce a comportamenti che
il consumatore, prendiamo di prodotti finanziari, ma vale per l'investitore, vale per chiunque opera nel mondo dell'economia, cioè tutti noi, dal prendere un mutuo in banca a decidere se comprare o non comprare o se comportarsi in un modo o nell'altro fa ogni giorno. Quindi se tutto questo è vero, come si fa a rispondere all'imperativo etico, alla responsabilità che sappiamo di avere nei confronti di questo bisogno non soddisfatto dalla quantità enorme, assoluta di informazioni e di dati? Sono tante risposte, la lista che ne faccio non è certamente esaustiva, però sono le cose che ho visto lavorando in aziende comprese di informazione, ma in aziende pubbliche, in aziende private, in aziende internazionali, in aziende locali, cioè domestiche, in aziende che operano in mercati competitivi, ma anche che operano in servizi pubblici. Ecco. Alcune di queste cose valgono un po' per tutto. Innanzitutto c'è un tema di linguaggio, e il linguaggio non basta dire che sia semplice e comprensibile, il linguaggio deve essere diverso, come devono essere diverse le strutture che all'interno dell'azienda si creano per servire o per interloquire con i diversi mondi. I clienti sono animali completamente diversi, sono umanità completamente diverse, il piccolo cliente dal grande cliente, l'azienda dalla famiglia, l'ente pubblico e dall'azienda privata. L'azienda deve sapersi fare in tanti pezzi che parlano, che ascoltano, perché parlare vuol dire poi ascoltare, parlare vuol dire interloquire, linguaggi diversi. Parlare agli azionisti non vuol dire niente di per sé. Gli azionisti sono i grandissimi azionisti che magari partecipano al controllo e hanno competenza specifica, sono i milioni e milioni, decine di milioni a livello europeo, mondiale, miliardi o comunque centinaia di milioni di azionisti che hanno conoscenze assolutamente non specialistiche. Poi ci sono quelli che stanno in mezzo, gli analisti, gli investitori cosiddetti istituzionali. Ecco, anche in questo bisogna saper parlare e avere l'umiltà di imparare linguaggi molto diversi. Poi c'è la scelta di fondo, che è quella del prendersi la responsabilità di far sì che di assicurarsi di selezionare le informazioni che si danno, perché il peggio che si può fare è dare tutto. Dare tutto è il massimo della disinformazione. Adesso non voglio fare esempi specifici del mondo del credito, ma molto spesso si pensa di mettersi l'anima in pace dando a qualcuno che ti chiede informazione 100 pagine di documenti scritti in maniera molto completa, intendiamoci, però che non rispondono alla domanda, perché sempre rispetto a una esigenza, a una domanda, ciò che è rilevante è molto limitato, spesso addirittura è un sì o un no, oppure è un numero, oppure è una previsione, oppure è un tasso di probabilità. Ecco, sapere spesso c'è, volere selezionare ciò che è rilevante e tutto ciò che è rilevante, perché molto spesso si risponde alla domanda e si spera che non ti facciano tutte le domande. Ma tua responsabilità, se vogliamo seguire lo schema che ci siamo dati, è quello di rispondere anche alle domande che non ti fanno e limitarti a ciò che è rilevante. Una volta scelto ciò che è rilevante, bisogna darlo in maniera adeguata, perché molto spesso un dato di per sé non significa nulla, e questo è un qualche cosa che anche come mondo dell'informazione possiamo imparare di più, essendoci passato, ne parlo quindi non accusando certo altri, ma avendoci vissuto dentro. Un dato di per sé molto spesso non significa nulla se non è contestualizzato. Dare un risultato di andamento di un'azienda, se non è confrontato col contesto, con i concorrenti, col passato, con gli obiettivi che ci si erano dati, non significa nulla. Quello è un comunicato magari semplicemente propagandistico aziendale. Ecco, aiutare ad andare in profondità per capire cosa sta succedendo nell'economia, nei settori industriali, nei distretti, a livello di singole aziende, è un tema che è esattamente il contrario della superficialità che molto spesso invece domina la comunicazione, volutamente o non volutamente.
noi viviamo in un mondo, e qui non parlo più soltanto di economia, di tuttologhi, in cui tutti un po' discettano di tutto, un po' reality show, show in cui si mette allo stesso livello il parere del vero esperto con il passante. Ecco, questo è esattamente l'opposto di ciò che potrebbe, che può, che deve significare approfondimento, responsabilità informativa. Poi nelle grandi, grandissime aziende, nelle grandi organizzazioni ci sono altri temi gravi che hanno a che fare con l'informazione, che devono essere gestiti con grande attenzione, che sono i conflitti di interesse, cose grosse, cose che possono, cose gravi, cose serie, cose complesse, che devono essere gestiti con grande rigore, perché le asimmetrie informative, uso solo questo come termine tecnico, però vale nella macroeconomia come nella microeconomia, vale nella vita di ogni giorno, ci si trova tra interlocutori che dispongono di informazioni in quantità e in qualità molto diverse. Ecco, avere il rispetto dei propri interlocutori, chiunque essi siano, dal punto di vista della simmetria informativa, non solo è un rispetto di norme, di leggi, di regolamenti, ma è parte della responsabilità di ciascuno di noi. Qualcuno, cioè Settis all'inizio, tra le cose che ha menzionato, ha parlato di fonti, l'attenzione alla qualità delle fonti, l'esplicitazione delle fonti informative, molto spesso fa parte della responsabilità legata alla comunicazione nel mondo dell'economia. Non sto adesso ad andare nei dettagli di che cosa vuol dire nella vita poi quotidiana della vita delle aziende fare in modo che tutte queste cose succedano. Non basta dire linguaggi diversi, strutture diverse, grande attenzione a ciò che è rilevante, approfondimento delle informazioni. Cioè, bisogna poi farle succedere queste cose. Poi faccio anche un commento su gli annunci e gli effettivi risultati, ma quello che ho detto, quelle cose che bisogna fare per essere aziende responsabili, operatori responsabili, vuol dire investire tantissimo in cose che magari non portano a risultati immediati, investire potentemente in formazione della gente, in aggiornamento, investire potentemente in canali di comunicazione per far sì che gli interlocutori interni e esterni abbiano a disposizione le informazioni, quelle giuste, quelle aggiornate, investire in prodotti più semplici, fare lo sforzo di semplificare i contratti. Ecco, tutto questo non necessariamente risponde all'esigenza di migliorare i risultati nel breve periodo, ma fa ciò che a mio parere e un po' a parere di tutti quelli che hanno parlato prima di me, fa parte della responsabilità del fare comunicazione economica, etica, responsabile. Fare comunicazione nelle aziende è un gran bel lavoro, cioè, ed è un lavoro sempre più da professionisti, è un lavoro da professionisti anche sempre più specializzati, cioè chiunque sa quanto sono diventati importanti gli intermediari finanziari, quelli che prima citavo, il mondo della borsa, il mondo degli investitori, cioè coloro che alla fine determinano la vita o la morte di aziende o addirittura di paesi, hanno necessità di trovare degli interlocutori estremamente preparati, i cosiddetti investor relations. È un mestiere formidabilmente complesso da specialisti. Dall'altra parte è diventato sempre più professionale il rapporto che bisogna avere col mondo dei consumatori, le associazioni dei consumatori, questi potenti, utili intermediari tra clienti ed aziende, necessitano in azienda di interlocutori capaci di ragionare in termini di consumerismo, chiamiamolo in questo modo. Sono professioni tutte nuove. Avere a che fare col mondo dei media è un mestiere quanto mai complesso, colto, oltre che tecnico. Ecco, il mondo della comunicazione nelle aziende offre a persone di tante provenienze, quindi non necessariamente da persone che vengono dall'economia, anzi, molto spesso non necessariamente da lì, opportunità di lavoro
molto, molto utile, molto stimolante e anche rispondente a canoni di responsabilità come quelli che citavo prima. Poi il mondo della comunicazione aziendale è anche molto più vasto, c'è il mondo delle relazioni istituzionali, c'è il mondo delle relazioni esterne, c'è il mondo della comunicazione interna. Quindi questo per dire soprattutto alle persone, agli studenti, ai giovani che sono qua dentro, ecco, questo è un mondo dove si può fare bene, si può fare utili, si può fare cose utili, si può fare cose responsabili, si può fare cose molto importanti, molto professionalmente anche stimolanti. In questo grande mondo della comunicazione aziendale c'è il mondo della pubblicità e io condivido lo spirito con cui all'inizio Toscani ha detto alcune cose. Poi non sono in nessun modo d'accordo sul un po' il pessimismo sul fatto che le aziende si accontentano di fare il minimo, si accontentano addirittura volutamente, fanno ciò che va solo nell'interesse del breve periodo, anche se molte aziende fanno questo. Ci sono tante aziende che addirittura preferiscono non fare pubblicità fino a che non hanno prodotti o servizi o cose sufficientemente di qualità da fare. Noi in varie, mi sono trovato in varie situazioni della vita in grandi ristrutturazioni e poi rilanci aziendali. Sono stati anche dei periodi lunghi di assenza perché oggettivamente era inutile pensare di impacchettare o imbellire o imbellettare delle cose che non erano oggettivamente belle da, o utili da promuovere pubblicitariamente. Certamente la bellezza come concetto generale è un qualche cosa che fa la differenza nelle aziende di successo, così come nelle organizzazioni di successo, così come nelle università di successo, bellezza intesa come ricerca della perfezione. Una cosa che certamente si può dire è che nel mondo della comunicazione aziendale, della pubblicità, si soffre con poche eccezioni di una forte carenza di o mancanza o esaurimento di creatività. In questo sono molto d'accordo con lui e anche prima quando ci parlavamo a pranzo abbiamo condiviso che la creatività, le grandi nuove idee, le idee innovative, vengono molto spesso dalla commistione di discipline diverse, esperienze diverse, background diverse, esperienze diverse. Una delle cose belle della normale è quella di avere umanisti e scienziati, gente che ha la possibilità di vivere insieme degli anni facendo cose che teoricamente, no, che praticamente, oltre che teoricamente, sono molto distanti, però stando insieme, parlandosi. Ecco, questa fertilizzazione reciproca che soprattutto poi di persone di un certo livello, è un tesoro che pochi hanno in tutto il corso della vita. Qui dentro si fa questa cosa proprio come regola, come missione aziendale. Ecco, sappiate, ma lo sapete, non sono io certo a dovervelo dire, è una delle cose più preziose, più belle, più stimolanti, più produttive. Il mondo va avanti molto spesso perché gente di provenienza totalmente diversa si scontra o si incontra o si parla e dall'unione di discipline vengono fuori cose nuove. Cioè il mondo in cui viviamo è di una tale complessità che l'unica specializzazione veramente rilevante è proprio quella della capacità di gestire la complessità, che non è più di nessuna disciplina singolarmente presa. È di specialisti, ma di specialisti che hanno la capacità di vedere largo, di vedere anche con la sensibilità di altre discipline. Quindi ecco, una delle grandi forze della scuola dove siamo è proprio questa. Chiudo parlando di valori, cioè se uno, cioè dire queste cose in azienda vuol dire parlare di valori, vuol dire sentirsi responsabili o corresponsabili di come va la società nel suo insieme. Ecco, non pensiate che questa cosa non paghi, non pensiate che solo alcuni, come dire, idealisti fanno questi discorsi. Io credo proprio l'opposto, e soltanto spiegando ai propri collaboratori, cioè facendo convergere tutta l'azienda su dei valori che non sono immediati o esclusivi di tipo economico, si riescono a mobilitare energie che poi possono portare a grandissimi risultati. Cioè le Poste non le avremmo
rimesse in moto se avessimo dato come obiettivo quello di ridurre la perdita o anche azzerare la perdita. Noi ci siamo posti l'obiettivo di essere un motore di crescita del Paese, di dimostrare che l'Italia non è seconda a nessuno. Ci siamo detti che avremmo costruito la più grande società di servizi finanziari in Italia. Ecco, cioè, chiamiamoli sogni, che poi sono solo obiettivi e molto spesso anche razionali, però questi poi si portano dietro i valori. I valori, se condivisi, portano all'identità. L'identità porta a muovere le montagne nelle aziende e quindi all'interno dell'economia. Ultima considerazione che riguarda la comunicazione. Attenzione, perché noi siamo sommersi da una quantità enorme di comunicazione fine a se stessa. Noi viviamo di annunci e non di verifiche che si sono realizzati. Parliamo di progetti e non di risultati. Parliamo di pacchetto, di come le cose sono presentate e non di contenuto di pacchetto. Questo è dove l'opinione pubblica, che molto spesso viene chiamata in causa, deve avere la cultura, la pazienza, la voglia, il coraggio, la volontà, la non pigrizia di non accontentarsi, perché vivere di annunci o di annunci di progetti o di pacchetti e non di contenuti e risultati alla fine può portare a grandi guai. Si dice che la comunicazione è dappertutto, è vero. Si dice che la comunicazione fa la differenza, assolutamente vero. Poi si arriva a dire che la comunicazione è tutto e allora qui si va nell'errore più grave. La comunicazione non solo non è tutto, ma la comunicazione, se intesa come fine a se stessa, può portare a risultati e a effetti per la società disastrosi. L'hanno detto meglio di me altri. Questo era più o meno quello che volevo dire. Sì, tutto. Grazie.